Michele Hodoupie. Collega, mi pare di capire che stasera hai voglia di mare. Che pasta mi hai preparato? Ah, guarda, è una pasta al sapore di mare. Allora io ti risponderò con un secondo sempre di mare. Bene, ci sarà? Sarà un filetto di scofano al vino, con una cremina di patate e rucola. Certo. Bene, assaggeremo anche questo. Cosa ci beviamo? Intanto ci beviamo un'Altalanga dosaggio zero dell'azienda agricola La Fusina. Asarì. Naturally. Parto a preparare il secondo piatto di questa sera, filetto di scorfano al vino con una crema di rucola e patate. Prendo del brodo vegetale che avevamo già pronto, lo faccio scaldare, che ci servirà poi per preparare la nostra crema. Preparo la marinatura per i nostri filetti di scorfano. Ho preso dei grani di pepe verde e dei grani di pepe rosa, li vado a pestare grossolanamente con un batticarne. Ho preso una teglia, ci verso del vino rosato, verso il pepe pestato grossolanamente, un po' di sale rosa, aggiungo anche dell'olio, una bella mescolata. Questa è la nostra marinatura. Ora vado ad adagiare i filetti di scorfano, avendo cura di non sovrapporli, 5 minuti su un lato e 5 minuti sull'altro lato. Il nostro brodo vegetale è arrivato a bollore. Ci verso delle patate che ho tagliato a cubetti piccolissimi e anche uno spicchio d'aglio tritato. Li faccio andare per 15-20 minuti. Sono passati 5 minuti, giro i filetti sull'altro lato. È arrivato il momento di andare in forno con i nostri filetti, forno già caldo a 200 gradi, basteranno pochi minuti. Li regolate anche in base allo spessore dei vostri filetti. Nel frattempo procediamo anche con la salsa. È passato circa un quarto d'ora da quando abbiamo messo le patate. Vado a mettere della rucola spezzettata grossolanamente, do una mescolata, faccio andare per un paio di minuti, poi frulleremo il tutto e questa sarà la nostra salsa di accompagnamento. Ora lascio il campo a Chef Michelone che frullerà le patate e la rucola. La nostra salsa è pronta, aggiungiamo solo un filo d'olio crudo, la mescolata ancora. Nel frattempo è pronto anche il nostro scorfano. Sono passati 4-5 minuti, non di più. È perfettamente cotto. Adesso Chef Michelone andrà ad impiattare con un po' del sughino di cottura e la crema preparata a parte. Allora, collega, cosa te ne pare di questo piatto che sprigiona profumo? Beh, è abbastanza invitante e sono curioso di assaggiarlo. Diamoci da fare, allora. Allora, di nuovo, Da svariare. grazie. Michele Hodoupě.